Signore e signori, gentilissimo pubblico, a voi tutti il mio saluto più segreto. Allora, innanzitutto, quanti ne siete questa sera? Allora, innanzitutto voglio spiegarvi il titolo di questo nostro spettacolo, ovvero ossia che cos'è quel mi sentima che avete trovato sul biglietto. Bene, vedete, in musica si definisce accordo di sentima un accordo costituito dalla sovrapposizione di quattro suoni. Ecco, quattro suoni, ciascuno distanti una terza dal precedente, e risulterà che le tre note successive alla nota fondamentale saranno... Cosa saranno le tre? Ho intuito che non avete capito un cubo di quello che ho detto. Mi limiterò allora a dirvi che si tratta di un accordo impiegato in chitarra, in particolare in alcuni generi musicali e, per l'appunto, in quello macchiettistico. Ma a parlarvi della macchietta sarà uno dei nostri caratteristi che facciamo entrare... Che facciamo entrare? Ecco, sarebbe già dovuto essere qui lui ad aprire lo spettacolo, il macchinista, dico, e invece eccomi qua all'inizio. Andiamo proprio bene stasera. E allora che ne dice, pronto con la mise? Sì, insomma, vuole decidere se venire fuori o la dobbiamo tirare a forza con le tenaglie. Ah, ecco, madonna. E rimedio prima, insomma, no, oramai. Allora, perché sei qui? Per una macchietta? Che dici, ti piaccio? In sincerità, questo costume e questa faccia di occhi si urde la schifezza di tutta gente. Diceva il pubblico, sì, sì, coinvolgici! Mamma mia, mamma che coinvolgici. No, sto dicendo che il pubblico diceva, sì, sì, coinvolgici! Sì, coinvolgici! Ma c'è una certa, però... Una volta era diverso. Ma comunque... Ma non lo fanno più, come prima. Vabbè. Sì, ma scusi, calcoli anche che siamo nel terzo millennio. Ah, già. Siamo nel terzo millennio. Giustamente, non lo fanno più. Non lo fanno più una volta. Speriamo bene. E allora che vogliamo fare? Vorremmo cominciare noi con qualche tipo di coinvolgente, certo. Come va a finire? Chi ce l'ha mandato? È pazzo. E allora, ecco il pubblico del terzo millennio.
Quando io lo inviterò, dovrebbero farmi la cortesia, se proprio non ti fastidia troppo, di ripetere due semplici parole. E allora? Sì, come una domanda. E allora? Sofia, che mamma andiamo, cioè, ma che dobbiamo fare? Lo volete fare? Ah, no, perché se non lo volete fare io me ne vado e dico a tutti che siete proprio la schifezza della schifezza. Che cosa vuol dire questa cosa? Ah, lo volete fare? Signore, ma lo volete fare? E allora? Oh, ma non mi chiedete a che punto lo dovete fare? Questi fanno in testa loro e non lo so. A che punto mi dovete chiedere tutti insieme? E allora? Siete troppo coinvolgenti stasera. Ascoltate lo spettacolo di Zizi. Sto scherzando. No, basta, no, io basta, non me ne vado. Basta, me ne voglio andare. Me ne vado. No, non devi andare, perché? Ma scusa, ma... Non rispondo. Ma come rispondono troppo? Ma non rispondono alle cose che dico io. Allora, un bel respiro. Ci vuole pazienza in tutte le cose. Ci vuole pazienza anche qui. Lei si armi di pazienza. Fatti quello, proprio quello. Che qua mi dovrei proprio armare. Ma non di pazienza. Ah no, di cosa? Di una pistola. Una pistola, ma tanto che... Ma che dobbiamo uccidere qualche persona stasera? Ma ricominciamo da capo. Facciamo così. La prima volta vi farò segno io e poi andrete avanti da qui. Ma comunque, vabbè, ma la vogliamo fare la prova? Va bene. Su, tutti insieme, a voce alta. E allora? E allora? Basta. Io me ne vado. No, ma bene, la prego, abbia fiducia e vedrà che poi alla fine tutto andrà benissimo. Nonostante questo. Che devo dire? Maestro, ci siete? E come no? È un'ora che sto qua! Madonna mia! Che serata è questa? Ma! Incominciamo! Finalmente! Incominciamo! E allora? Scusate, gli date un microfono, per favore. Buonasera! Se gli date un microfono, per favore, che non ci sente. Buonasera, signore, le pare l'orario di arrivare? Siamo arrivati un poco in ritardo. Aspetta, Maria, che questi non hanno capito bene con chi è che hanno a che fare. Ma ho visto E allora? Che succede? Voi avete cominciato lo spettacolo prima che noi arrivassimo? Qualche minuto. È lo scopo che dobbiamo iniziare. E allora? Da dove vieni? Da casa mia. No, ma da Torre di Onge, quindi qua vicino stavamo. Avete viaggiato qui? No, sì. No, stavamo in pensiero. Aspettavamo proprio. E ora dove ci sediamo? Non ci hanno lasciato il posto? No. Sì, sì, i posti sono prenotati. Ma non per noi. Come non per noi? No, noi teniamo prenotati. Non riservati. Chi arriva da Roma per la chi deve arriva dall'allora? Oe! Non mi fate innervosire, eh? No, signore, ma ho capito! Ma che vuole? Che vuole, signore? Avete capito? Prima di cominciare dovete aspettare che troviamo il nostro posto. Mi devo togliere uno di quelle cose che si tengono negli occhi. Che cosa c'è negli occhi? Che non mi cambronda, che non mi cambronda. Ma se mi compro un vestito, io salgo lassù e piglio questo pericolo con una mano
con l'altra mano a quello dell'orecchio e con un'altra. Quante mani hai? Aspetta, non doniamo più niente alla volontà. State comode, signore? Sì. Avete trovato il posto? Sì. Allora, possiamo. Sala, ma no, ma me ne vado io. Ma che cazzo? Mi perdoni. Dovrei tirarmela in testa questo. Ma tanto ci penserà il pubblico al termine dello spettacolo. Oh. Questa è l'ultima volta, eh? Io mo attacco, ok? Veramente? Io sento un buco di dolore di pancia e quindi... E quindi? No. No, mo attacco. Mi raccomando il pubblico. Accontento. La prima volta farò segno io e poi andrete avanti da solo, eh? Del resto, come si dice, non può mai essere più scuro da mezzanotte. Nel dramma di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il dramma era pienissimo, a mezza di Teafora, quando alla via partente salienta la signora. Vedrà che si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza non prangete, sa mudare la signora. E allora, dietro all'angolo, mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi, le gambe a cavalciò, io sospirai vedendole, tanta una gamba fuori. Come sospira in amore, le cosce da signora. E allora dissi, e Napoli? No, mi sono di Milano. Fai mani qua certissimo, no, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie, e sa mucare la signora. La gente ci guardavano, dissi io, signor, scende, e per migliaia di taxi, a 20 lire all'ora, e a Frisio ce ne chiedemo, io solo la signora. E allora, senza scrupoli, ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo, mi disse, o ciò non va, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora. E allora io feci subito necessità per tu. A Frisio ci mangiamo 200 lire in più. Tornando immaginate, stavo con l'occhio a mora. Che all'hotel Vesuvio scendete qua, signora. E allora? Qui viene il più magnifico, Gaetano Bertrasì. A tutti presentavami, presento mio marito. Ma ve ha pigliato proprio, venuto cafone fuori. E niente mai da camera, e se sdraiasi. E allora mentre proprio stavo abbracciando,
vicina a porta tucchete sentente d'uzzuliano. Chi sarà mai sta bestia che non si ria con roro? Lo cameriere Scimoni fu punto da signora. E allora ci guardavo curioso tutte e tre, le prese il conto e pagano 2.083. Con la pensata spirito disse io, ma non è ora. E il cameriere pratico, come si fa, signora? E allora? È nata tu. Hai da aspettare, compri? E allora lei fa stupido, qua stupido, ma da 100 lirette taxi, 200 per mangiare, 2.000 camere, e che sto che buonore, piace un banco in Napoli, carissima signora. E allora? Senza aggiungere manco lui e noi, pigliata a pielle subito, me ne scendette là. Provai ancora taxi, chauffeur, pensione fuori, e niente a tua mia, che m'aspettavo ancora. E allora? Ah, l'avete capito? E mo' lo dico io. E allora è qui la prova di una grande verità, che la vecchia mia panova non sa da mai cambiare. Bene, ci si perde sempre. E invece più le tratti male e più sarai considerato. Ce l'ho io una canzone per te, e questa non è una macchietta nel senso stretto del termine, ma va più che bene. A voi sentite? No. E che m'importa, io mo la canto stessa. Prendi una donna, tratta la pare, mandalo ogni tanto citare. Non calcolarla e quando ti tocca, dalle quattro cave c'è bocca, fai vedere che sei un animale. Capire che il più forte sei te, qualche volta non c'è pure il volo, con questo sistema impara a campare, e si vedrà che lei ti amerà, perché alla donna la piace a buscare, si vedrà che lei capirà, che senza scaffo non può più campare. Avete capito? E mo dice al contrario, prendi la donna, trattala bene, mandala in vacanza a sfuggire, fallo il biscone e pure il diamante, lascia che si tenga l'amante, falle fare la signora Lucano, dalle cura nell'apposita, a cattacille con una bella d'aiuto, la donna alla punta, tua moglie può fare, si vedrà che me ti lascerà. Calzettille non può più lavare, e si vedrà il caristo sulo sulo, perché tua moglie ti va a far cuore. Perbacco. Bisogna davvero riconoscere che il genere macchiettistico è la fine, ossia quello che nel sottotitolo dello spettacolo è indicato come altro ancora. Non è che risparmia molto le donne, eh? È vero, maestro? Direi proprio di no. Sì, insomma, voglio dire, è un genere abbastanza abbastanza maschilista. Ma siccome io pure sono maschio, osa quando me ne fotte a me. Peggio che chi resti. Ma tanto poi le donne che
sono di larghe vedute e che oggi più di ieri comandano, sanno accettare con spirito la cosa, vero maestro? Grazie della considerazione, ma vogliamo stare qui a fare tavola rotonda o vogliamo andare avanti? Giusto. Andiamo pure avanti e preghiamo all'altro macchiettista di guadagnare il palco. Vieni, vieni pure avanti. Buonasera. Sì. Sì, è proprio buona. Guadagnare il pasto. Ma tu sta? A tu sta che cosa, mi scusi? Il pasto. Ma che pasto è pasto? Ho detto il palco. Guadagnare il palco, la sua postazione è qui, a fianco a me. Io sapevo da casa fare la papà senza niente. Ma ascolta, ma poi com'è che ti sei vestito? Da mare. Da mare? No, io. Da mare. Eh sì. Perché sì. Con tutte le sorte che avevo guadagnato facendo in macchietta, che ci manca a noi perché è Maldiva. Sì. Che ci manca, Niente, che ci manca, niente. Sì. Vai, caro, non morimmo per un tsunami. Noi caci morimmo e ci puzzamme fatto. Ma che cos'è? Do di chi? Che cavolo. E poi tengo l'altro, va pure. Perfetta, qua stasera non puoi permetterti di toccare nessuno. Da me, puoi stare come ti pare. E gli avete pure un cazzone, se vuoi. No, ti sculasse. Non male. Va. Free
Tu sei venuta già
finire che poi tu dici a me. Una non basta, me ne faccio tre. E sto pronto, guago tac, sempre pronto, tac, tac, chi lo rulle lungo sa. Dimmi quando non lo fa. È un guanto bianco là
Il guanto bianco latte, però, è pericoloso. Una volta, sorbendo una tazza di latte, oh, mi sono bevuto il guanto. A me mi ha rovinato la guerra. A me mi ha proprio rovinato la guerra, se non stavo qua, stavo a Londra. A Londra, ma chi? I londrini. Ma vanno pazzi per me. Io sono sempre stato molto ricercato. Ricercato nel parlare. Ricercato nel vestire. Ricercato anche dalla questura, vabbè, ci sono cose. La mia famiglia. Io discendo da una famiglia dei geni. La famiglia dei inventori, la famiglia dei creatori. Pensate un po', mia sorella, Lina, creò Lina. Sì, creò Lina. Anche se sta così accercata che manco Lina l'assicurerebbe. Ora, ah, mia madre poi aveva quel senso dell'economia così sviluppato fino alla genialità. Pensate un po', io mi chiamo Gastone, no? E che faceva lei, e mi chiamava Tone. Perché? Mia madre. Per risparmiare il gas. No. A me mi ha rovinato la guerra. A me mi ha rovinato proprio la guerra. Ho sempre indossato molto bene il franco. Ma non ce l'ho, perché mi sono impegnato e mi è rimasta solo la cosa. L'ho ritagliata. Io, quando sono nato, a me, e mica non mi hanno messo le fasce, ma hanno messo il fracchettino. Giravo per casa e soffiavo alla cornacchia. Prego, maestro. Invece e solo lei mi fa felice. Gemma ama solo la mia flemma. Rina, lei per me la cocaina. La cocaina. Maestro, posso usare un attimo questo? La cocaina. Ma lo vedi? Mi dura sempre meno sta roba qua. Mi dura sempre meno. Nemmeno una patacca d'olio. La patacca? La patacca te la do io, la patacca. Bocca ingarufanata. Ah, quanto sei preziosa. Doppa nurietto, aiosa
te vorria masà. Fase come cerase, uno ne tira l'altro, quando s'arrivia stracquato tornasse a cominciare. Vita rotonda in coppa, e tinte fianche strette, sotto sta camicetta, pensa che ce lo sta. Ma ne cenere fino. Questa è la cosa tocca bonita, me caro. Come tocca me qua? Tengo una frega fuori. Come la frega fuori? Che non me lo la spa. Ve lo assicuro. Sbatte con manasera. Come la sto momento. Massaggio. Pure il massaggio. Senti, o ti dà una calmata. Senti, calmati, per favore. C'è poco, fa calmare. Non sapevo niente. Vita la vita mia, facendo la perduta. Sto spizio sta, Carme, se tu lo fai passare una così longa a te, che devo far un fuoco. Vuoi sapere che ne è? Gentilissimo pubblico. Vuoi sapere a dove sta? Ah, se vuoi sapere che ne è, se vuoi sapere a dove sta. Non puoi intervenire, vuoi sapere. Fatti più sotto a me, zitta, non parlo. O ti cambi o ti porto fuori. Lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere? Che? E lo vuoi sapere? A dove sta? E siedemi, Carme, tu vuoi vedere? Vada via! Se tu dormi presto presto, io domani ti porterò a vedere il circolo equestro, le giostrine ed i quini allo zoo. Dormi bene, dormi asciutta, che babbuccio non ho fretta, m'è passata già mezz'ora e la mia bimba non dorme ancora. M'è passata già mezz'ora e la mia bimba non dorme ancora. Mi tengo da papà. Attenta portata, ci voglio. L'avvoltoio. Fai la ninna, fai la nanna, sono due ore che uscita mamma, mo che viene papà la scanna e li spezza le cosce a metà. Ma tu dormi presto presto, altrimenti non vieni allo zoo. E mi vendo la culla a zio Ernesto, e tu torni a dormire in domo. Dormi bene, dormi asciutto, no papà, quando piangi come sei brutta. Vieni presto, sonnolenza, che sto perdendo la pazienza. Vieni presto, sonnolenza, che sto per te. No. Pazienza. Oh, basta. Oh, e adoro.
condannata. Non ti dico che serata. Piazza Dante era bloccata. Sono rimasta imbottigliata quasi per un'ora più. Ma comunque, com'è andata? La bambina l'hai cambiata e gli hai dato la pompata e rispondimi ciuciu. Ciuciu. La faccia del zocco la vecchia. Amore, sei tornata. Ti aspettavo a braccia aperte, vieni sotto le coperte. Sì, però chiudi le porte, che se parlo a voce forte io non mi controllo più. E non sai cosa si sveglia, nata voto, nostra figlia, quando scende dalla pastaglia e tanti anni è solo tu. E che ho fatto? Sei nervoso. Non parliamone stasera, buon riposo. Ah, è così, tu vuoi te credere a dormire. Ma lo sai che ti è morto, ma senti, sto aspettando una volta che mi vuole stare a me. Io ti faccio campanare, cacca capuzzella. Altrimenti moglie bella, quando esce la vincerella, ce la porta che la cessa tua sorella. Che telefona soltanto per le feste, sì, a Pasquetta, a Capodanno e a Ferragosto. E si piazza presso a noi perché ha capito che chi paga questo scronzo è tuo marito. Rosina, quella delle fotografie. Ah, Rosa Pezza!
Sì. E che ne so io se la penso la mattina questa qua, scusami, Rosa Pensa. Sì, Rosa. Io sono Carlo Mazza e sei Rosa Pensa. Ah, tu sei Carlo Mazza. Sì. E magari adesso a metà spettacolo, lo sappiamo come si chiama. Piacere. Ma che stai facendo? No, siccome sono passato alla Caritas e mi hanno dato pane e mortadella, per rispetto voglio... Pane e mortadella? Ma sì. Che schifo, per favore, eh? Senti, tu racconta la tua storia, che meglio. No, te la tieni tu, quella. So
Ora pezza, senza pizzo, senza cozzi, senza rizzo, sola sola per il mondo vagherà, che rimorsi porterà, che rimorsi porterà, 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 che la mossi ammazza, 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 che rimorsi porterà, 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 che la mossi ammazza, ammazza, ammazza. Io all'ombrello d'accompagno.
Senta, ma nel frattempo passa che cosa? Passa un filo, posso? Passa un tram? Sì. Passa un tram? No, no. Passa tanto una mente. Ah, ecco, lei che fa? Io la chiamo. E la signora? E lei fa... Ci sia ancora questo. E lei come ribatte? Dico, su montiamo senza paura. Che vuol dire montiamo? E dico, via montiamo. E lei che cosa fa? E lei montò. Quindi che è successo? E che è successo? Così, pian piano. E cosa le prese? Io le prese. E cosa le prese? La mano. Mentre le prese. Il pensiero. Dove andava? Dove andava? Ma mi fa dire e pensare delle cose questo qua. Dove andava?
o scuorne paura, aveva pure cambiato nome. Rosa Imperatore. Dicevo un attimo fa anche al tuo collega, chi l'ha un po' per disgraziato, insomma.
Gli dicevo che voi non vi sapete comportare con le donne. Ecco. Beh, sì che dovreste provare e riprovare ogni volta che capita, mi capisci? Provare e riprovare, finché non vi riesca di suscitare in loro un certo interesse. Capito come, insomma, più o meno. Allora, vediamo un po'. Maestro, che ne dici se... Ma chi ha capito questo? Usciamo insieme per il dopo spettacolo. Ma che fai, Cipro? E voi, presentatore, che li mettete in testa questi qua? Io non... Mi meraviglio di voi! Ma lui è quello parlo. Maestro, mi scusi veramente, ma c'è stato un malinteso tra voi. Malinteso? Vabbè, accetto le scuse. Sì, sì. Spero non accada più. No, no, maestro, non si preoccupi. Hai visto che cosa hai combinato? Ma che faccio? Vai a provare col maestro. Io ti ho detto di andare a provare col maestro. Col maestro, poi. Va bene. Porta avanti tu lo spettacolo. Prego. Io vado di là a sbollire la rabbia, che è meglio. Provare col maestro. È un canto malinconico, è un canto malinconico. Va a incuriosire gli animi, e va a incuriosire gli animi. La fresca aria che stimola, la fresca aria che stimola, che pare odor di zagara e che pare Ma incuriamo fa mole, ma incuriamo.
Non ti stanare più, No, il presentatore se n'è andato, arrabbiato. E che devo essere io a mantenere lo spettacolo? Ma fatemi piacere! Ma maestro, non mi state arrabbiando? Mi state arrabbiando per niente, perché? Come perché? Quelli se ne sono andati. Se ne sono andati. No, maestro, datemi almeno un'ultima possibilità per raccontare al pubblico un'ultima storia. Sì, fatemi raccontare al pubblico una mia ultima triste esperienza. Vabbè. Mae. Assicca. Mae. Assicca. Stata seduta. Sì. Io racconto un'ultima storia. Poi. Prima che ci bene nel pomarolo, ci diamo tutte l'ultima esperienza, l'ultima esperienza. Era la festa di San Gennaro, quando folla per la via, io e Zazza compagna mia, ce ne andiamo a passeggiare. C'era la banda di Pignatano che suonava il carsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente, mi è già tutto che la gente s'affumata a Zazza. Yeah.
Gentilissimo pubblico, è arrivato il momento di... Mi dispiace, ma devo protestare. Ma che cos'hai da protestare? Non bastano le figuracce che abbiamo già fatto? Io ho fatto 5 mesi da solo. Quando in contratto c'erano 6 mezzi da solista. E sono il pacchetto stanziato io. Oh, senta, a me non interessa nulla di queste storie di anzianità, né che lei maschietti stanziati. E non mi garba che lei venga qui a sollevare delle questioni sindacali. E che cos'è un tribunale questo qua? Vuole fare un'altra pezza? Chiediamola qui. Pubblico! Volete che coso qui vi canti un altro pezzo? No! Lo volete? Peggio per voi, hanno detto di sì. Bastava uno che diceva sì e lui parte. Peggio per voi allora. E sentiamo che cosa ci canterà stasera. L'uccellino in chiesa. Ah, l'uccellino in chiesa. Signore e signori, gentilissimo pubblico, è proprio giunto il momento che io vada via. Non sopravviverei a questa ennesima debolezza. A voi tutti il mio più cordiale a non rivederci mai più. Che rovina di spettacolo che abbiamo fatto qui. La storia dell'uccellino in chiesa che volando una domenica con aria depressa finì in cattedrale durante la messa. Voi certo mi direte non c'è niente di male se un uccello finisce in un confessionale, ma c'era una ragazza che visto il passerotto lo prende e se lo ficca nella tasca del cappotto. Cip cip comincia il cinguettio che disturba la preghiera della casa di Dio. Così che il prete si fa il segno della croce, interrompe la predica e dice ad alta voce: fratelli fedeli, fratelli peccatori, chi tiene l'uccello è pregato di uscire fuori. A tali parole tutti gli uomini presenti lasciarono la chiesa senza fare commenti. Ma conscio dell'equivoco il prete li fermò: tornate pure dentro che più chiaro sarò. Mi sono espresso male perché volevo dire che ha preso l'uccello e pregato di uscire. In punta di piedi e con la faccia sorpresa ogni donna si alza e abbandona la chiesa, e subito il prelato che vuole riparare grida ancora alle donne: dovete rientrare, mi dite cosa avete al posto del cervello. Ho messo alla porta che ha preso un uccello, ma io vi rivolgo e non vedo l'offesa, soltanto che l'uccello l'ha preso in chiesa. A testa bassa per coprire il rossore si avviene all'uscita quasi tutte le suore, e solo la padessa passando piano piano con gesti di minaccia bianco sacrestato prende fuori il mondo e un po' di malumore grida ancora: venite, rientrino le suore, per l'ultima volta vorrei che si allontani chi tiene l'uccellino nascosto fra le mani. Una nonna col nipote 4 anni o poco più, in preda alla vergogna, divenne tutta blu. Padre, scusate, che le voleva farmi dire? Mi stringo l'uccellino, se no, me la fa qui. Thank you.
Speriamo che vi siate divertiti. E noi ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo da parecchio tempo, veramente.